Ehi la ciurma! Io sono Mazzatessa e ben ritrovati su Imperator Rome. Il tempo sta per giungere al termine, lo sappiamo, non abbiamo più tantissimo tempo. E no, questi non sono i mercenari nostri, sono quei mercenari che sono qua da da tantissimo tempo. Boh, mi chiede se voglio assumerli, ma in realtà li indica come esiliati, non saprei dire bene il perché. Oh, le loro truppe stanno tornando via, le nostre truppe stanno tornando a posto, no, più o meno. Oh, questi stanno andando di là, quindi direi qua, datevene via. Qua anche, qua anche. Iniziamo a spostare un po' di gente in giro. In realtà questi potrei anche mandarli qua. Prendono attrito qua, no? Invece qua ne prendono perché è desertico. E adesso sposterò loro tutti dalla zona desertica. Spero che siano solo quelle due province. Sì. Sono solo quelle due città. Io continuo a chiamarle province, ma in realtà lo so che sono delle città. Ho la deformazione da Europa Universalis. Ok, vabbè. Ho anche cancellato l'accesso militare, non è niente di particolarmente grave. Oh, facciamoli rientrare qua. Questi... mettiamoli qua intanto. No, quelli sono già Super Sepolis. Facciamo che facciamo slittare tutti più in su. Questi li mando poi qua. Ad Alessandria ovviamente ci sono le Starving Pop, come sempre. Ah, abbiamo 200 schiavi. Ma sono i Freeman che non vado a meno. Ma hanno finito di costruire dei marketplace. Ma cosa che avevo costruito? Dei granai. E oh, facciamo ancora granai fino al massimo. Così da poter sfamare tutta quella popolazione. Allora, tra l'altro, mentre qui stiamo cercando di sistemare la gente e recuperare un po' di manpower, visto che abbiamo 132.000 persone da recuperare, ne perdiamo tanti di attrito, ma per quale ragione perdiamo tutta questa gente di attrito? Ma ancora ce ne sono, mannaggia, non finiscono mai. Questi sono dei mercenari, li mandiamo fin qua su, dai. Sono molto pochi, quindi anche se passano sopra degli altri non dovrebbero prendere troppo attrito. Dove sono delle unità che prendono attrito? Queste prendono attrito, ok. Perché è deserto. Le mandiamo qua. Poi sono queste che prendono attrito, che sono quelle là, ok. E queste qua, che però stanno già rientrando in una zona safe, diciamo. Allora, questi facciamo che traslarli intanto. E facciamo rientrare anche questi ultimi uomini. Allora, dicevo, l'altra cosa che dobbiamo gestire attualmente è la guerra con la Bitinia, cioè l'Eraclea Spontica, perché abbiamo visto che il Threaten War, loro, Gordione, non voglio... Ah, dobbiamo andarcelo adesso? Ottimo, meglio così. È bruttissimo da vedere questo confine qua, ma non ho intenzione di prendermi dell'attrito inutile per pulire la roba, cioè no, dell'attrito dell'aggressive expansion inutile per gestire la situazione.
Allora, boh, mettiamo questo che ci sta. Possiamo permetterci delle nuove invenzioni, Core to Recruit, Assault Ability, Ship. Sono tutte robe poco interessanti. Move Freeman ci può servire perché Alessandria sarà sempre problematica. Convert Pop. Hold Triumph, Assassinate. Tra l'altro, ne possiamo fare un Triumph, no. Non abbiamo mai sfruttato la storia del... ai Leuconidi, Crebbio, non abbiamo dato un lavoro ai Leuconidi? E ci sono gli Stratossi senza gente qua, quindi... Ecco, tipo questo. Leuconid, avete qualcuno di sensato? Beh, è solo livello 3, ma... Spero che a loro vada bene comunque la situazione. Sono quelle unità della Mauria che sono in esilio. Allora, qua sposterei. Sono 19 e 23. Sono tanta tanta gente. Non vorrei tenerli tutti là addossati. Ah, qua ce ne sono due. Allora, facciamo che. Qua già non ci sta più spazio. Muovi questi in qua. E facciamo uno spazietto in qua per questi 20.000. Poi qua, quanti ne può mantenere? Supply limit 60, quindi dovrebbero starci tranquilli là. Poi questi sono a posto, 20 e 23. Va bene, ha recuperato tutto. Military Tradition, sempre se sono Military Tradition. Arcieri sono più power. Va bene, ci piace. Va bene. Ci chiedono accesso militare, ci sta, non so che cosa stanno facendo di complicatolo in giro. Allora, quindi, come decisione per riunire l'impero di Alessandro, ci mancano solo quelle tre province là. Tre città, città, città. Però sono lontanissimi, non riusciremo mai ad arrivarci. Cioè, siamo riusciti ad avere buona parte di quello che ci serviva qua in giro, ma là, niente. Non riempiremo la zona dell'Anatolia. Non riempiremo, non riusciremo a prendere quella parte là, perché abbiamo solo 30 anni. Non è... Ci sono Scorned Family al momento? No. Mettiamo questo, va bene. E... Non c'è più nessuno, vero che ha dato attrito? No. Stiamo recuperando manpower, abbiamo di nuovo tutto pieno. Ok. Quindi mentre aspettiamo che si sistemi la situazione... Vediamo un poco di recuperare il manpower. Perché ci sono tutti questi punti qua? Sono degli alberi. Sono degli alberelli. Che strano così punti in alto di alberelli. E qui ce n'è di situazione ancora da prendere perché dovremmo prendere tante tante province. Dove dobbiamo arrivare? Com'è che si chiamano quelle province? Taxil è province, ce l'ho con città. Alexandria, Caucaso, Taxil e... Qua giù Alexandru Limen. Mannaggia, anche per Alexandru Limen dobbiamo fare... una vagonata di province qua sotto. Anche facendo solo una striscia di province per arrivare lassù, cioè di città, per arrivare lassù dobbiamo passare parecchie province perché... Allora, com'è la situazione? Noi siamo qua in pact.
No, noi siamo arrivati qua. No, dove sono le... Perché non mi fai vedere le truppe? Dove... Sì, noi siamo qua. Però dobbiamo passare la Drangiana, la Pactia, l'Aracnosia, la Sattagidia, Paropamisade, Gandara e Taxila. Taxila. Qua sotto sarà forse un pochettino più veloce, perché dobbiamo passare Rudiana, Gedrosia e Patalene. Due guerre non credo che riusciamo a farle, non lo so. Non lo so, non lo so. Abbiamo una tregua fino a 711. Non ho un claim al momento, vero? No. Intanto vi faccio un claim sulla provincia di Rudiana. È comodo qua il posto da prendere Rudiana. Non vedo quella capitale della Rudiana, però. Dai, facciamo Rudiana, dai. Dov'è la... Capitale della Rudiana. Boh, di solito va la colonnina sopra. Ma non vedo nessuna colonnina in questo momento. Boh. Cioè, no, ce l'ho io la colonnina, ma loro ce l'avranno bene una capitale adesso che... Ma va bene. Adesso dovremmo essere più tutelati perché questo passaggio qua lo controlliamo noi. Anzi, tiriamoci su un forte qua. Che non si sa mai. E questi? Ah, sono i mercenari. Che è ancora da recuperare. Poi avevo altri mercenari, vero in giro? Boh. Ah, quelli, mercenaries, che sono quelli che ho appena incontrato. E gli altri mercenaries, ne ho altri due. Questi, che anche si stanno ripigliando pian piano, e questi qua che sono a posto. Questi sono ancora quelli che abbiamo usato dall'inizio praticamente, che ci portiamo dietro da sempre. Scende di 0,26 ogni mese, secondo me sarà ancora altissima quando dovremo fare la prossima guerra. Spero che non esploderemo per questo... discorso. L'impero se la uccide resterà, la Frigia resterà, la Macedonia resterà. È una situazione molto peculiare, diciamo. Qua si stanno creando dei regni molto grandi, tipo l'Erulia. La Tracia è un po' esplosa. La Taulantia anche. Ma credo tutto per colpa di Roma. Tra l'altro Roma... Fossimo andati più avanti avremmo dovuto affrontarla. Ha così poche coorti Roma. Credo che l'avremmo aperta in due allora in caso. 100 coorti, stiamo combattendo con uno che ne aveva 1000 di coorti. 129. Come punteggio invece cosa indica qua? Che siamo indietrissimo, anche se siamo quelli che abbiamo fatto più roba in assoluto di tutti. È vero che partiamo molto favoriti, ma vabbè, anche Roma, se per questo. La storia dei punteggi nei titoli Paradox non l'ho mai capita completamente, perché ha senso fino a un certo punto, diciamo. Ah, possiamo anche muovere a 3, effettivamente. Tenevo la A2, ma... Se dobbiamo aspettare fino a 711 così...
senza far nulla di particolare, recuperando solo un po' di manpower. Tra l'altro ne guadagniamo 7.500 al mese. Prima di arrivare a qua, cioè prima della prossima guerra, credo che non avremo recuperato di nuovo tutto, perché ci mancano 350.000 uomini. Vuol dire 7 per 50. 50 sono... Vabbè, sono 5 anni. 5 anni dovremmo farcela. Ma no. Come... Hanno ancora 1126 coorti. Come fanno? Come fanno a mantenere tutte queste truppe qua? E non morire di attrito? Infatti non hanno più manpower, però... 1125 coorti sono una roba enorme. Sono praticamente il doppio delle nostre. È vero che noi potremmo mantenerne molte di più, volendo, però... No, beh, molto di più fino a un certo punto, perché possiamo... Cioè, guadagniamo solo 22 al mese. Non è tantissimo. Qua mi sa che dovrei anche mettermi dei forti in più. Loro non hanno forti, quasi. Io qua ho dei forti che posso anche togliere. Anche perché non credo che ne avremo necessità in questo momento. Questo è un forte di Dodecascoinos che ormai è un po' obsoleto, diciamo. Crisi a Dodecapoli, che è ancora il nostro vassallo. No, vabbè, questo no, non ha molto senso tenercelo. Non credo che Cartagine ci dichiarerà guerra in questo momento. Nonostante tutte le problematiche che abbiamo, non... Vai. Vabbè, quel forte là possiamo tenerlo. Qua possiamo anche eliminarne un po', perché... No, questo non è nostro, questi due decapoli. Via. Anche se dovessimo far guerra con loro, non è certo quel forte che ci... risolve la situazione. Qua via, tanto non abbiamo più il confine con la Siria da parecchio, della Frigia da parecchio. C'è un forte assiriane. Ah, via. No, beh, là possiamo tenerlo. Questa zona fortificata può starci, in chiave difensiva. Kalimnos. Ma Kalimnos è nostro come... No. Di Kos. Ah, c'è un forte qua. Creta che non ci serve più. C'è uno qua in Grecia che è completamente... al di fuori del nostro tempo. Questo... boh. Non lo so se tenerlo a Megara. Lisimacheia. Lisimacheia è un po' una zona chiave. Però lo terrei. Già comunque così è. Ci abbiamo guadagnato un sacco di soldi distruggendo tutti questi forti inutili. Qua come siamo messi? Come... Ah, qui abbiamo dei forti difensivi un po' ovunque, per proteggere la situazione. Non so quanto siano così necessari in abbondanza.
No, è depressa. Questo quasi quasi lo toglierei, magari per metterne uno un po' più in là, perché qua siamo a confine con Kossioi. Non dovrebbe essere una cosa che ci crea. Però boh, ci ha difeso, l'altra volta. Teniamo così. Teniamo così al massimo. La rivolta di che cosa qua? Rivolta Seleucide ancora. Hanno una rivolta costante questi cavolo di tizi. Ma là abbiamo una fortificazione. Allora ne hanno tirate su? Hanno tirato su dei forti, la Mauria intanto. Nella zona qui, nella zona circostante dove stiamo noi. Tra l'altro. Sì, le stanno costruendo proprio ora. Ripeto, un paio di forti ce li metterei pure io. Sì, per il fatto che qua non so quanto sarà. Ci sarà difendibile. Questo è deserto, sì. Mi piace ancora di più se è deserto, perché vuol dire che dovranno prendere parecchio attrito per prendere questo forte. In più, teoricamente, queste non dovrebbero passare in automatico a loro. È vero che hanno un forte intorno, ma ce l'ho anche io, per cui questa dovrebbe restare mia. Sì, mi sa che hanno reagito al fatto che io abbia messo in costruzione un forte qua. No, in realtà perché l'hanno costruito prima, hanno iniziato a costruirlo prima loro. Quindi loro stanno pensando, lo stai costruendo perché l'abbiamo costruito noi. E invece no, perché non me ne ero neanche accorto. Ah, c'è un altro governatore mancante. Vadi. Quanti soldi guadagniamo? Un po', ma non tantissimi. Ah, 43, beh. Quanto ci costa un... no, 10. 10 per 30.000 uomini. Si può fare. Però prima recuperiamo il manpower perché abbiamo bisogno di parecchio manpower. È desertica qua, sì. Porca miseria, quanto è desertica tutta sta zona. Fino a qua è tutta roba desertica. Porca miseria. Dovremmo passare tutta questa zona qua. E anche tutta la costa qua sotto è desertica. Ah, che fregatura. E le province che mi interessano sono qua, vero? No. No, sono qua. Taxil e... Dov'è Alexandria? Era ben qua, no? Religious Advance. Ops, mi è morto il filosofo. Vai, lui è molto bravo. Taxil e... Dov'è Alexandria? Ah, è laggiù, ok. Alexandria Caucaso. Cioè, noi nell'ultima guerra siamo riusciti a fare da qua a qua, che è già comunque parecchio. Oh, è morta. Ed è andato lui al potere. Il militare è messo malissimo, ma vabbè.
Ci manca la gente. Ultrafeus. Ma benissimo. Unmarried rule. Ops. E quanto. Tra l'altro è messo malissimo. Di vita, di salute. Quanti anni hai tu? Hai 60 anni? Già? Porca miseria. Arrange marriage. Perché qua va a finire che ci muore. 78. No, vogliamo una giovane. Tutte vecchie? Questa 53, 49, 45. Una ragazza giovane, perché qua se no non abbiamo, non riusciamo ad avere figli. 34. Sono bittargagi. Non è propriamente di origine. Egiziana, ma ci può stare. Abbiamo anche là un paio di 38enni. Poche delle qualità molto basse. Sima Carvili. Famiglia siracusana dei Carvili. Questa è la nipote del governatore dell'Arabia. E ha un ottimo carne di qualità. Com'è che? Ma questa mi sembra molto interessante. Vada. Fate un figlio magari, se possibile. Il prima possibile. Visto che lui non sta benissimo. Sì, noi nell'ultima guerra siamo riusciti a fare questa zona qua. Adesso dobbiamo fare questa zona qua. Che praticamente è tre volte tanto di quello che siamo riusciti a prendere nell'ultima guerra. Non ce la faremo mai in una guerra sola. Come cavolo facciamo in una guerra sola? È tantissimo. È davvero tantissimo. Stanno diminuendo le loro armate comunque. Sì, vabbè, chi se ne frega. Vattene dal nemico. Pazzo. Siamo questo, dai. Ci sono delle invenzioni interessanti. Omen Duration, Navy Morale Recovery. Vabbè, fai con il nome Duration. Primary Culture Happiness, va bene. Che qua avremo dei problemi di felicità e di onestà per il fatto che avremo molta aggressive expansion. Promotion, Convert Pop, All Triumph, Assassinate, Tribute Income, Coloman. Facciamo che convertire un po' di gente visto che abbiamo parecchio potere. Oratoria anche. No, questi non ci interessano. Convertiamo. Convertiamo i tribesmen qua. Dovrebbe darci più stabilità se teniamo la popolazione con la religione giusta. Vada così, military access, potevo anche accettarglielo, ma vabbè. E nulla. Ma questo video è durato davvero tantissimo, non mi sono accorto, scusate del tempo che passava. Ci vediamo nel prossimo episodio in cui ci prepariamo ancora un attimino a questa prossima guerra. Ciao a tutti, buona giornata.
Ciao.